Generale Bucchioni, quella mattina quando siete entrati in Aulla, tanti anni fa, era Aulla, era un deserto di macerie e di lutti, ma voi avete portato la speranza. Beh, noi abbiamo avuto l'ordine di venire ad Aulla il giorno 20, il 20 siamo partiti da Calice e abbiamo attaccato. La prima notte abbiamo fatto saltare i vagoni che i tedeschi tenevano nelle gallerie cariche di munizioni e ci siamo schierati per l'attacco alla città. Il giorno successivo abbiamo attaccato le colonne che salivano verso il nord e naturalmente i tedeschi hanno schierato le loro artiglierie dall'altra parte. Prevedendo quello che poi è successo, che quelle artiglierie avrebbero distrutto tutte le nostre postazioni, ho fatto ritirare i reparti dietro al castello di Podenzana, anche per farli riposare perché avevano già passato una notte e una giornata in bianco. Al mattino ci siamo portati avanti per andare a vedere cos'era successo. Sono partito con una squadra di uomini. Poi li ho fatti fermare e ho proceduto da solo. Il giorno prima avevamo catturato un militare romeno che faceva parte di un comando divisione. Arrivati avanti ti vedo questo che io ritenevo fosse il romeno e gli faccio cenno. Cosa fai lì? Costui mi saluta col pugno chiuso. Io faccio una considerazione. Guarda quel cretino. È già passato dal saluto nazista a quello comunista, a quello di segno contrario, di segno opposto. Ho avuto la sensazione che quello facesse un gesto un po' pericoloso. Mi sono gettato contro il poggio, dietro un piccolo melo e è arrivata una scarica di machine pistol. Abbiamo reagito io e gli uomini che avevo lasciato di guardia. Questo qui è stato ucciso e poi siamo venuti a conoscenza che il castello era stato occupato. C'era un plotone, cioè una compagnia di 80 guastatori comandati da un maresciallo. Abbiamo cominciato a sparare contro il castello, abbiamo intimato la resa. Questi non hanno dato risposta. Abbiamo mandato un altro vecchio con sempre l'intimazione di resa scritta in tedesco da militari tedeschi che facevano parte della formazione. Hanno risposto: noi siamo i pionieri del Reich, abbiamo sempre ricevuto la resa dagli altri, non l'abbiamo mai concessa. E allora abbiamo attaccato il castello da tutte le parti, qualche bomba è entrata dentro, per cui i tedeschi hanno dovuto scappare e lasciare libero il castello. Finalmente quel posto dominante che dominava tutta la vallata è ritornato in nostro possesso. Poi abbiamo cominciato le operazioni verso la città, quindi infiltrazione, cattura di prigionieri, sparatorie da tutte le parti, campi minati, eccetera. Sul fianco destro, giù dalla Casa Rossa dell'ANAS, adesso, c'era una mitragliera da 20 che ci sparava nel fianco. Noi avevamo un mortaio inglese e non conoscevamo le tavole di tiro. Allora, col filo a piombo, un'inclinazione approssimativa, abbiamo sparato due colpi, la mitragliera è saltata in aria, quindi fortuna. Poi, di notte, siamo scesi in città e abbiamo attraversato una fascia minata. L'avremo fiancheggiata perché il giorno dopo abbiamo visto Actum Minen, quindi non ci siamo passati per fortuna. In città abbiamo catturato altri prigionieri che abbiamo mandato a Calice, però i combattimenti molto aspri che venivano fatti, i prigionieri che mandavamo nel castello di Calice hanno ingenerato nel Comitato di Liberazione di Calice, nelle nostre famiglie e nello stesso colonnello Fontana che comandava la quarta zona operativa un senso di smarrimento, perché dice ce li ammazzano tutti. E ha mandato qui il capitano Montefiori con una scorta per rendersi conto di quello che succedeva. Montefiori è arrivato nel momento in cui l'artiglieria tedesca si faceva sentire violentissima.
alla quale si era aggiunto anche quella americana. Allora abbiamo fatto il segnale a terra di una T rovesciata che significava qui truppe amiche, e poi a Montefiori, che diceva vado dal colonnello Fontana a dirgli di ritirarvi, ho detto dica al colonnello Fontana che noi faremo fino in fondo il nostro dovere, a Ulla la libereremo perché dobbiamo liberarla, ce l'hanno assegnato e lo dobbiamo fare. E noi c'eravamo. Quindi abbiamo poco per volta conquistato rione per rione, un battaglione è arrivato a bloccare la ferrovia, un altro da sud, mio fratello è andato a Terra Rossa. A Terra Rossa c'era un parco di auto, di automezzi, e un'officina per la riparazione di questi mezzi in transito che andavano al fronte. Abbiamo catturato il presidio e infine l'ultima mitragliatrice, che era su verso la Brunella, ce n'era una per ogni fianco. La prima più scoperta è stata battuta dall'artiglieria americana che sparava da Fosdinovo. La seconda abbiamo circondato alle spalle e l'abbiamo presa. La caduta di questa mitragliatrice, che ci era un po' un fuoco nel nostro fianco, è stata l'ultima azione di guerra che abbiamo fatto e che ha concluso la liberazione di Aulla e la mia e la loro guerra di liberazione. Ecco, con questa lezione di storia, possiamo dire è stata generale una lezione di storia, ricordiamo che il generale Bucchioni è cittadino onorario di Aulla, si conclude questa giornata, questa cerimonia dedicata al ricordo dei grandi, degli eroi della Resistenza, della popolazione che quegli eroi ha sentito suoi figli e di coloro che ancora testimoniano. Devo dire che io ho conosciuto il maggiore Gordon Lett alcune settimane dopo l'armistizio. Ognuno di noi stava lavorando alla costituzione di un proprio reparto. Il maggiore Gordon Lett aveva molte più difficoltà di noi, in quanto doveva amalgamare e istruire uomini di diverso ceto sociale, di diversa lingua e nazionalità, ma è riuscito con la sua intelligenza, la sua tenacia, la sua perseveranza a istruire un reparto veramente eccezionale. Dopo queste azioni che possiamo definire di buon vicinato, quando i reparti hanno raggiunto un buon livello di addestramento e di efficienza, questo sentimento di reciproca stima si è tramutata in amicizia fraterna. Abbiamo partecipato insieme all'attacco al castello di Calice, che è stata la prima operazione congiunta, abbiamo collaborato per tutte le altre azioni, per il lancio dei paracadutisti, per il passaggio delle linee, un'amicizia che non si è affievolita col passare degli anni. È un'amicizia che dura ancora con le giovani generazioni.